Buongiorno, ben ritrovati per l'edizione delle 14 dei nostri telegiornali. Ben ritrovati su Ultima TV. Cominciamo dalla cronaca. Quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti la scorsa notte durante un intervento nella zona Cruias di Palermo. Una bombola di gas è esplosa all'interno di un camper, ferendo in modo grave il caposquadra, in maniera lieve gli altri tre pompieri. Una densa colonna di fumo si è alzata dalla zona, rendendo per ore irrespirabile l'aria. Ci sono anche diversi intossicati. Sentiamo. La scorsa notte erano da poco passate le tre quando è scattato l'allarme per l'incendio di un camper nella zona Cruillas a Palermo. La strada, la via al fondo Caminneci, è stretta senza via d'uscita. La segnalazione arriva ai vigili del fuoco, subito l'intervento nel cuore della notte. Qui la squadra si mette al lavoro, ma è stato proprio in quel momento, durante l'intervento, che una bombola di gas sistemata dentro quel camper esplode. In quattro vigili del fuoco sono coinvolti, restano feriti uno di loro. Il caposquadra ha riportato le ustioni più serie e ricoverato al centro grandi ustioni del civico di Palermo, ustioni al viso e alle mani, ma non è in pericolo. Hanno ustioni più lievi gli altri tre vigili rimasti coinvolti nell'esplosione all'interno di quel camper parcheggiato per strada. Fortunatamente nessuno era presente. Il mezzo è andato distrutto. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenute le ambulanze del 118 e la polizia, che sta indagando sull'incendio. La deflagrazione è stata avvertita anche nella zona di Viale Lazio, da Via Sardegna a Via Aquileia, dall'altra parte di Viale Regione. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla zona, rendendo a lungo l'aria irrespirabile. E anche tre agenti di polizia sono rimasti intossicati, la prognosi per l'ora di 3 giorni. È stata una notte terribile, racconta un residente. Siamo stati svegliati da un botto violento, ha tremato tutta casa, ci sono persone qui con bimbi piccoli che sono rimasti per strada per ore. Speriamo davvero che sia stato solo un incidente, non voglio pensare che qualcuno abbia dato volontariamente fuoco al mezzo. E sull'origine di questo incendio è intervenuto Giampiero Boscaino, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo. Stiamo facendo rilievi per accertare le cause: o è elettrica e quindi accidentale, o il rogo è stato doloso. Boscaino è andato di persona sul posto. I vigili del fuoco sono stati encomiabili, dice il comandante. La loro preparazione ha evitato davvero il peggio. Ho parlato con il caposquadra, Aldo Vaccaro, che resta in osservazione. Ha ustioni alle mani e a parti del volto, le uniche zone non protette dai sistemi di sicurezza. Aveva tolto i guanti per rispondere alla centrale. Nonostante la deflagrazione, le sue condizioni lasciano ben sperare per una pronta guarigione. E l'incendio della scorsa notte ripropone l'esigenza di avere a disposizione mezzi più piccoli a disposizione del corpo dei vigili del fuoco, mezzi comunque in grado di trasportare un sufficiente quantitativo di acqua. Di questo è la nostra Eleonora Cosentino, ha parlato con uno dei rappresentanti della Compsal. Quanto accaduto la notte scorsa a Palermo solleva la questione legata alla necessità di integrare mezzi più funzionali e interventi del genere a disposizione del corpo dei vigili del fuoco. Mezzi più piccoli ma con un carico d'acqua sufficiente a garantire un soccorso più celere. I ragazzi ieri erano con un mezzo di grosse dimensioni ed un mezzo piccolino, che è la campagnola, che è fornito di un modulo antincendio, ma che nasce e viene progettato per gli incendi sterpaglia, quindi la portata d'acqua del modulo non è sufficiente a spegnere questo tipo di incendio, l'incendio che si sono trovati davanti i ragazzi. Come sempre hanno fatto del loro meglio, hanno cercato di ottimizzare per quelle che erano le risorse a loro disposizione, ma non sempre può andare bene, quindi oggi noi ci fermiamo un attimo, siamo contenti che alla fine i ragazzi, diciamo, è andato tutto per il verso giusto o quasi, però è chiaro che è una riflessione per quanto riguarda l'aspetto dei mezzi vada assolutamente fatta, e questa è una cosa che noi immediatamente ci stiamo attivando con la Segreteria Nazionale per cercare di sollevare ulteriormente questo tipo di problema e cercare di aggiornare non soltanto dal punto di vista, come dire, dei mezzi nuovi, ma anche di mezzi appropriati per espletare determinati tipi di soccorso nella nostra città. Nel caso specifico, al di là della casistica, dell'imprevedibilità stessa dell'intervento che si è presentato con tutte le complessità del caso, credo che città come la nostra, ma anche Catania, Napoli, Bari, tutte quelle città che hanno un centro storico particolare o comunque diciamo strade di difficile accessibilità, ci sia l'assoluta necessità di andare a rivedere un attimino quelli che sono i mezzi a nostra disposizione per fornire ai soccorritori, per fornire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dei mezzi che siano idonei
per cercare di espletare al meglio questo tipo di interventi. I mezzi a disposizione in questo momento sono inidonei per accedere in moltissime vie della città. Ennesimo omicidio nella piazza del mercato di Liegi in Belgio, la vittima è ancora un siciliano, un incensurato dealer Carafriddi, un agguato in stile mafioso, ma è ancora troppo presto per fare dei collegamenti, intanto è il terzo siciliano che muore con analoghe modalità. Sentiamo. Ancora una vittima siciliana a Liegi. Ieri mattina, poco dopo le 9.30, un killer incappucciato si è presentato all'interno del bar La Witt, nella centralissima piazza del mercato. Diversi colpi di pistola non hanno lasciato scampo a Salvatore Catalano, 66 anni, originario di Lercarafriddi ma da molti anni residente a Liegi, seduto come ogni mattina nel tavolo alla sinistra dell'ingresso del bistrò. C'è il sospetto che la brutale esecuzione possa avere un legame con la scia di sangue che da 2 anni macchia territori sull'asse Favara Liegi, ma al momento resta solo un sospetto, peraltro ben considerato sia dagli inquirenti del Belgio che dagli investigatori della squadra mobile di Agrigento. Il killer, almeno secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito indisturbatamente, sparando prima alcuni colpi al torace di Catalano e, in un secondo momento, un colpo mortale alla testa. Una vera e propria esecuzione, con modalità che non lasciano presagire nulla di buono. Subito dopo l'agguato sarebbe fuggito verso una strada secondaria, facendo perdere le proprie tracce. Un lavoro eseguito con minuzia, sicuramente preparato con anticipo e studiando le abitudini e gli spostamenti della vittima. È il terzo siciliano che cade sotto una pioggia di proiettili. Il 14 settembre 2016, in un condominio di Liegi, fu ucciso l'empedoclino Mario Jakelic e ferito gravemente il favarese Maurizio Di Stefano. Il 5 maggio dell'anno dopo, all'uscita di un ristorante, venne ucciso Rino Sorce, ristoratore di origini favaresi. Gli inquirenti stanno scavando sul passato della vittima. La famiglia Catalano è molto numerosa e da anni risiede in Belgio. Il nipote, che ha rilasciato una dichiarazione alla stampa belga, descrive lo zio come un uomo senza storia e senza denaro. E siamo all'operazione Palestrina condotta dai carabinieri di Roma contro i reati di usura, estorsione e lesioni personali. Tra gli arrestati c'è anche un uomo di Palermo, Simona D'Urso. Intensa operazione investigativa dei carabinieri di Palestrina in provincia di Roma che ha coinvolto le regioni Lazio, Abruzzo e Sicilia. 5 gli arresti per usura. All'alba di questa mattina le perquisizioni sono scattate nei comuni di Tor Bella Monica, Albano Laziale, Teramo e Palermo per i reati di usura, estorsione e lesioni personali, favoreggiamento e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a carico di 4 cittadini albanesi e 1 italiano. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale DDA è scaturito da una complessa attività investigativa nata a seguito del sequestro di persona a scopo estorsivo a danni di un cittadino albanese residente nel circondario romano di Preneste. L'uomo, vessato da tempo per un debito di usura, alla fine di gennaio scorso fu malmenato e sequestrato per 4 giorni all'interno di un casonale di Albano Laziale. Ma fu durante quella prigionia che, con la scusa di dover chiamare un suo amico per farsi portare del denaro contante, che contattò un carabiniere di Palestrina al quale chiese aiuto. Il blitz portò alla liberazione del sequestrato e all'arresto di 2 albanesi del quintetto criminale. Per le botte subite durante la sua prigionia, l'uomo riportò 30 giorni di prognosi. Subito dopo i 2 arresti scattarono le indagini coordinate dalla DDA di Roma, caratterizzate da intercettazioni telefoniche e pedinamenti, durante i quali la vittima, costretta a cambiare più volte il proprio domicilio, subì pressanti minacce finalizzate alla ritrattazione della sua versione dei fatti. L'attività investigativa ha portato così alla luce di indizi di colpevolezza a carico del gruppo criminale, tutti assicurati alla giustizia eccetto uno dei cittadini albanesi tuttora latitante. La pagina della politica ci riporta a Palermo, dove si è aperta la conferenza mediterranea dell'OSCE, una 3 giorni di incontri e dibattiti tra i 57 paesi membri per discutere di emergenza migranti, ma anche delle situazioni di crisi che derivano dal fenomeno internazionale. Ce ne parla Manuela Zum. Discutere dei flussi di migranti e dei rifugiati nella regione euro-mediterranea, i rappresentanti dei 57 paesi membri dell'OSCE, i 6 paesi partner per la cooperazione nel Mediterraneo, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco e Tunisia e numerose organizzazioni internazionali si incontrano alla conferenza mediterranea dell'OSCE apertasi oggi a Palermo. Ad inaugurare i lavori il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano, insieme al presidente incaricato dell'OSCE
Sebastian Kurz e il segretario generale OSCE Thomas Greminger. L'Italia infatti assumerà la presidenza dell'OSCE il prossimo anno. L'obiettivo è quello di rafforzare negli stati membri dell'OSCE la consapevolezza che sia necessaria una risposta congiunta all'emergenza migratoria e alle sfide provenienti dal Mediterraneo. Nella tre giorni palermitana i ministri partecipanti e gli altri delegati di alti livelli si incontreranno sui progressi della sicurezza e della cooperazione nel Mediterraneo in un momento storico di vasti movimenti di migranti e rifugiati, discutendo delle questioni correlate alla sicurezza stessa. Questo tavolo di lavoro darà così l'opportunità ai paesi che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo e agli altri paesi partecipanti di discutere su come trasformare le emergenze e le situazioni di crisi derivanti dal fenomeno migratorio in opportunità per una rinnovata cooperazione regionale e internazionale. Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale, continua il sostegno da parte dei big candidati alla presidenza della regione. Oggi è stata la volta del ministro per le politiche agricole Maurizio Martina a sostegno di Fabrizio Micheri. Sentiamo. Lavorare su interventi concreti per migliorare la politica agricola regionale, trasformando l'agroalimentare nel tema principale per lo sviluppo della Sicilia. Lo ha annunciato questa mattina il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, oggi a Palermo, a sostegno della candidatura di Fabrizio Micheri alle prossime elezioni regionali. Innanzitutto una misura straordinaria di intervento nazionale pluriennale contro l'emergenza tristezza sugli agrumi che si riscontra in tanta parte della vostra regione. Noi seriamente vi diciamo che iniziamo con la prossima legge di bilancio ad appostare delle risorse dedicate a questo piano di intervento, in particolare per supportare i reimpianti. La misura che abbiamo costruito di intervento sulla produzione del grano sta producendo degli effetti importanti, interessanti in questa terra e vogliamo valorizzare questa misura. Abbiamo annunciato il ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro il regolamento europeo sulla pesca, sul pesce spada, e su questo daremo battaglia, perché pensiamo che il modello che ci ha proposto l'Europa su questo fronte non sia utile a garantire i pescatori siciliani in primis. E proprio il candidato del centrosinistra ritorna al centro delle polemiche per presunti incarichi assegnati ad personam all'Università di Palermo. Il rettore si difende annunciando la diffusione di una nota ufficiale da parte dell'Ateneo palermitano. Sta rispondendo l'università, nel senso che so che stanno inviando, diciamo, una nota nella quale naturalmente sulla base di documenti precisi viene appunto dimostrato come è tutto assolutamente falso. Purtroppo è il momento del fango, è il momento della macchina del fango. C'è stato i sondaggi che sono stati la cui interpretazione è stata pesantemente manipolata. Io sono convinto che noi vinceremo. Alla faccia dell'imbriusi lo posso dire, e nonostante la macchina del fango. E siamo alla protesta delle mamme della Nazario Sauro che questa mattina sono scese in piazza, in strada, proprio davanti all'istituto per chiedere un intervento immediato del sindaco di Catania, nonostante la derattizzazione. Infatti nelle aule e nei corridoi dove studiano i loro bambini ci sono dei ratti. Protesta stamattina dei genitori del circolo didattico Nazario Sauro di Catania. Mamma e papà che lamentano la continua presenza dei topi e dicono a nulla sono valsi gli interventi di derattizzazione finora eseguiti. Abbiamo questa situazione da 10-15 giorni. Abbiamo chiesto alla preside di in anteprimis di fare le richieste. Ci aveva detto che a giugno aveva fatto la richiesta al comune, era stata fatta derattizzazione e disinfestazione. Poi martedì scorso abbiamo chiamato noi genitori il comune, sono venuti e non esiste nessuna richiesta. Hanno fatto martedì e mercoledì derattizzazione e disinfestazione, ma quelli del comune ci hanno detto che se non ovviamente all'apice sistemavano i buchi e le situazioni della scuola tecniche non avrebbero concluso niente. Infatti venerdì facciamo rientrare i bambini e trovano la scuola piena di topi. Nei corridoi i bambini si trovavano insieme ai topi. Allorché dico che in questo momento la preside è con le rappresentanti di classe, dove esce una dichiarazione da una rappresentante di classe che
dice che la preside afferma che i topi non sono un pericolo per i bambini e che il pericolo fondamentale è solo nel caso in cui il tetto cadrebbe. Quindi ditemi voi, lo Stato pretende, l'ASL, da noi i vaccini ai bambini che hanno problemi come i miei figli e vengono ricoverati per un vaccino protetto e ci multano, però possono vivere e convivere con i topi. Intanto la dirigente Francesca Condorelli spiega ai nostri microfoni che si sta facendo tutto il possibile per risolvere la questione. Allora, la derattizzazione è stata fatta già settimana scorsa, il servizio ecologia del comune di Catania ha prontamente posto il farmaco per i topi e due giorni la scuola è stata chiusa perché dopo la derattizzazione è importante fare anche la disinfezione. La pulizia è stata fatta, perché abbiamo una squadra valida, è stata fatta anche il personale scolastico. Il personale ATA ha pulito ogni residuo e in questo modo abbiamo potuto aprire venerdì la scuola. Promesse che non tranquillizzano i genitori, pronti a non far entrare i figli a scuola neanche domani se i topi non spariranno dall'istituto. Ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, ma tra poco parleremo di viabilità a Catania. Poliambulatorio medico, cardiologia, oncologia, ortopedia, radiografie, mammografie, TAC, ecografie, risonanza magnetica, scintigrafie, prestazioni di diagnostica per immagini, analisi di laboratorio. Piazza Stesicoro 8, Catania, telefono 095 31 28 69. Pace e bene, figlio. In chiesa abbiamo molto freddo. E questo è il posto giusto. La mia perpetua è stufa. L'organista è stufa. E allora se c'è la stufa, perché se la deve comprare? Spiritoso. Che stufa mi consigli? Va bene, costa cara. Padre. Da NG Technology, stufa a pellet con potenza 9 kW, 699 euro. Qui risparmi fino a 200 euro. TV, divano e stufa. Sì, ma la TV non ce l'ho. E la compro qui da noi. Pure a pellet? Sì, a pellet. ANG Technology, via Luigi Sturzo, 158, Catania. Trovati in studio, da questa sera partiranno i lavori di manutenzione sulla tangenziale di Catania 7, i cantieri che prevederanno la chiusura alternata di alcuni tratti, stesso discorso lungo la via Messina e intanto per la Feder Consumatori il sistema dei trasporti nell'area metropolitana è un sistema confuso e poco organico. Ce ne parla Damiano Scala. Da una parte i lavori di rinforzo strutturale della tangenziale di Catania, dall'altra gli interventi per il collettore fognario tra via Messina e via Cicastello. In mezzo le preoccupazioni dei pendolari che temono da stasera di doversi sobbarcare lunghe code chilometriche. Eventuali disagi e problemi che andranno avanti, nel caso della tangenziale, almeno fino a febbraio prossimo. Nel caso invece dell'area nei pressi di piazza Mancini Battaglia si parla di tempi molto più brevi, 20 giorni. E la chiusura al traffico di un tratto di via Messina, devo dire che esso è dovuto alla realizzazione dell'allacciante fognario che da Cicastello porta a Catania e poi convoglierà le acque al depuratore, quindi un'opera sicuramente opportuna e essenziale per la città di Catania. Noi di questo chiediamo scusa ai cittadini, ma si tratta solo di 20 giorni e in ogni caso vi è una viabilità alternativa che i cittadini possono prendere. La zona è presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale che sovraintendono al traffico e lo rendono abbastanza, come dire, snello. Naturalmente vi è un minimo di disagio per i cittadini che sono abituati a prendere quel tratto di via Messina, ma è un disagio, diciamo, facilmente colmabile dal fatto che si tratta di un'opera
essenziale e dal fatto che naturalmente viene garantita una circolazione alternativa adeguata. Viadotti, cavalcavie e soprappassi, questi punti che riguarderanno i 7 tratti della tangenziale di Catania. Opere di rinforzo strutturale che, spiega l'ANAS, vanno effettuate periodicamente. Cantieri che andranno avanti dalle 8 di sera fino alle 6 di mattina del giorno seguente, per un investimento di quasi 4 milioni di euro. Cambiamo pagina, parliamo del weekend all'insegna della musica con 10 direttori di banda che sono stati a Nicolosi per apprendere segreti del maestro Michele Netti e ieri sera concerto finale eseguito dal corpo bandistico Amici della Musica. Simona D'Urso. Un passaggio per tentare in futuro il grande salto, ma soprattutto un appuntamento per apprendere tecniche innovative trasmesse da un'eccellenza italiana. Il corso di direzione per maestri di banda che si è svolto a Nicolosi nel fine settimana ha regalato frammenti di grande musica e riscosso un notevole successo. 10 direttori di banda si sono affidati al maestro Michele Netti per accrescere il loro valore nel corso della tappa numero 23 del circuito Terre di Sicilia, il festival bandistico itinerante promosso dall'Associazione Nazionale Bande Italiane Autonome. Il Festival Bandistico Terre di Sicilia ha coperto da quest'anno tantissime tappe. Il concerto conclusivo di questo weekend formativo fa proprio parte del Festival Bandistico Terre di Sicilia ed è una delle tante tappe che stiamo facendo per valorizzare l'attività e il lavoro delle nostre bande musicali. La Sicilia annovera profili di primo piano tra i maestri di bande musicali, oggi protagonisti di direzioni in orchestre italiane e internazionali. Oggi la formazione per i direttori d'orchestra, di banda, è importante ed è una formazione diversa da quelli dei direttori d'orchestra dei grandi teatri che trovano già un'orchestra preparata, un'orchestra professionale. Lavorare con i dilettanti, lavorare con i giovani non è facile, quindi c'è un percorso formativo sicuramente, oltre che di base, anche di approfondimento, e ci sono dei requisiti importanti da mantenere, da portare avanti con volontà, insomma, e anche oltre che con l'esperienza, soprattutto con la competenza. La chiusura della rassegna affidata al talento del corpo bandistico degli Amici della Musica di Nicolosi, chiamati ad eseguire brani celebri sotto la direzione dei partecipanti al corso. Io ho avuto l'onore e il piacere di preparare i brani che stasera realizzeremo al corso di direzione con la banda e devo dire che i ragazzi li ho trovati abbastanza motivati e soprattutto proprio c'è la voglia proprio di scoprire e di andare avanti. I ragazzi hanno imparato tantissimo in questi giorni e spero che anche per loro possa essere, diciamo, un bagaglio culturale da portare avanti nel tempo. Dalla musica alla buona cucina andiamo a Giardini Naxos per il Taormina Gourmet Festival, alla kermesse dedicata alle eccellenze agroalimentari del territorio. Roberto Chifari. 30 masterclass dedicate al vino e alla birra di qualità, 180 cantine provenienti da tutta Italia, ancora da Austria, Germania e Polonia, e ancora 40 birrifici artigianali, 70 giornalisti accreditati. Taormina Gourmet è il grande evento organizzato dal giornale online di Enogastronomia Cronache di Gusto, dedicato al mondo dell'eccellenza enologica italiana e non solo. Attraverso le masterclass, i cooking show con chef rinomati e stellati, i birrifici, le aziende agroalimentari tra le migliori d'Italia, i consorzi, le cene d'autori e gli eventi, si racconta il bello e il buono della Sicilia. Quest'anno oltre 180 cantine da quasi tutte le regioni italiane e anche dall'estero, circa 40 birrifici, un'altra cinquantina di aziende agroalimentari, abbiamo coinvolto giornalisti italiani e stranieri, e quelli accreditati superano l'ottantina quest'anno, abbiamo realizzato 30 masterclass, 15 cookie show e poi stiamo facendo delle gare di gusto per chef under 30 di tre regioni, Sicilia, Puglia e Campania, e inoltre abbiamo assegnato dei premi ai migliori vini siciliani e alle migliori birre artigianali. Quest'anno la location si sposta solo di qualche chilometro rispetto a Taormina, uno spostamento logistico per accogliere numerosissimi ospiti provenienti da tutta Italia. In 5 anni sono state 560 le cantine che hanno partecipato all'evento, 70 i birrifici, 30 gli chef stellati, 70 le aziende del food, 350 i giornalisti accreditati e poi oltre 5.000 partecipanti fra esperti, curiosi e appassionati.
160 fra masterclass e cooking show. Gli incontri tra produttori, gli incontri dei produttori con i giornalisti, gli incontri dei produttori con i consumatori finali sono la cosa più utile che si possa fare per sponsorizzare un territorio. Torgumina Gourmet è di più che la Sicilia, perché invita produttori da tutta Italia, tuttavia è in Sicilia e quindi sta dando una grande mano al vostro territorio. Ancora pochi minuti di pubblicità, tra poco un'ampia pagina di sport. Gli aspiranti alla poltrona di governatore chiamati a rispondere ad un test di sicilianità. 30 minuti con i candidati alla presidenza della regione sul futuro della Sicilia. 30 minuti con su Ultima TV, martedì 24 ottobre alle 20:50. Ancora in studio per un'ampia pagina di sport, cominciamo dallo stop inaspettato del Catania che cede al Massimino per 2-1 con la Leonzio, prova scialba quella dei rossoazzurri che non mettono in mostra il carattere delle 6 vittorie precedenti. Ce ne parla Daniele Di Frangia. Si ferma a 6 la striscia vincente del Catania in campionato. Contro la Leonzio al Massimino arriva un inaspettato stop. Ad esultare alla fine del match sono stati i bianconeri, forti di un 2-1 sudato e meritato. Una gara perfettamente preparata ed interpretata da Rigoli e i suoi. Bene il cambio di modulo che ha portato la Sicula a giocarsela a specchio coi rossazzurri. Catania ben imbrigliato, Leonzio coriacea e combattiva, brava a recitare il ruolo di squadra cinica e spietata, così come avevano fatto i rossazzurri nelle precedenti uscite. Meriti della Leonzio, demeriti e tanti del Catania. Squadra opaca, poco cattiva e riconoscibile. Un calo mentale inspiegabile dopo la battaglia di Siracusa per una squadra che pur di fronte ai 14.000 del Massimino non è riuscita a tramutare in campo la rabbia necessaria. Quella che ha certamente messo la squadra di Rigoli, ex motivatissimo a far bene dopo l'esonero della passata stagione. A fine gara Lucarelli non ha nascosto le colpe dei suoi. La formazione di inizio gara non ha inciso. La coppia Ripa-Curiale lanciata dal primo minuto ha funzionato poco, con i due ancora in ritardo di condizione, gli esterni Esposito e Giorgievic ben contrastati da quelli bianconeri. Male anche Biagenti e Mazzarani in mezzo, mentre dietro Catania fragile e poco attento con le due reti subite su azione. Insomma, un incidente di percorso che nell'arco di un campionato si può mettere in conto. Obiettivo: rialzare la testa sabato al Granillo contro la Regina. Sentiamo le reazioni del dopo partita, le interviste sono di Giovanni D'Antoni. Io, se vi ricordate, ho sempre parlato di 3 partite l'anno dove non si va neanche in campo, e oggi è una di quelle, quindi non credo che oggi possa essere stato un problema di moduli, di giocatori, di scelte. È sorprendente per quello che dice la classifica questa sconfitta, però se vi dico che io non sono sorpreso, spero di non sorprendervi. La vittoria di Siracusa probabilmente ci ha fatto godere talmente tanto che siamo arrivati svuotati oggi, e quindi paradossalmente è stata molto più difficile questa settimana, no? E le scelte anche iniziali erano proprio dettate dal fatto che avevo visto già in questa settimana un atteggiamento diverso. Ma ripeto, chi ha fatto sport sa che dopo dei grandi risultati può capitare la giornata dove, come ho detto prima, non si entra neanche in campo, quindi non vedo allarmi. Probabilmente la prossima volta potrei fare quello che forse mi è mancato il coraggio di fare oggi, di cambiare 10 giocatori. Ma non ci aspettavamo, c'è anche da dire che è una squadra che comunque veniva a Catania contro una squadra che stava facendo non bene, benissimo, in uno stadio importante, con un pubblico importante come abbiamo visto, quindi c'è anche da aspettarselo. Questo fa parte del calcio, oggi è una partita che ci lascia tanto amaro in bocca, però da questa sconfitta tutti insieme ripartiamo e cresciamo, ecco.
Questa era l'unica partita che io non volevo vincere. Le sembrerà strano, però era l'unica partita che magari non volevo vincere, perché, ripeto, Catania merita altro e quindi niente. Naturalmente c'è grande soddisfazione, la classifica ci sorride un po', perché ripeto che avanziamo qualche punto per quello che abbiamo prodotto, e quindi niente, andiamo avanti. Noi le partite che dobbiamo vincere sono altre, che dobbiamo cercare di essere determinati già da sabato prossimo. Abbiamo trovato una squadra che non ci ha fatto giocare, che si chiudeva dietro. Sono stati bravi loro a ripartire in contropiede, siamo stati meno bravi noi a trovare soluzioni, anche se poi allo scadere del fine primo tempo ho avuto la palla per pareggiare. Avessi fatto gol, sarebbe cambiata la partita, però purtroppo non è stato così. Ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla partita di Reggio Calabria. Dobbiamo analizzare la partita con equilibrio, senza sentire troppe voci, e equilibrati al massimo per cercare di invertire subito la rotta a Reggio Calabria. Sconfitta casalinga per il Palermo sabato contro il Novara. Rosanero che si allontanano dalla vetta, ascoltiamo le interviste della Mix Zone dello stadio Barbera. Per l'ennesima volta che quando ci sono queste prestazioni è giusto che, essendo io il capo di questo gruppo tecnico, devo capire io perché abbiamo fatto così male per un'ora. Prima mezz'ora è stata buona, abbiamo creato 3-4 palloni molto importanti, non siamo riusciti a concretizzarli, poi la partita siamo riusciti a portarla su un binario decisamente non nostro, quindi di molte imprecisioni, di molti passaggi sbagliati, di errori tecnici e di poca intensità lavorativa. Ora è passato 30-40 minuti dopo la partita, vi dico la verità, non lo so cosa è successo oggi, siamo stati brutti a primo minuto fino all'ultimo minuto, siamo stati tutti brutti, non lo so cosa è successo. Come capitano a questa squadra prendo responsabilità. E ora è importante che la nostra testa è alta, perché dopo 3 giorni ne aspetta un'altra importante partita contro Carpi, e penso che andiamo a Carpi per vincere questa la partita. Si chiuderà questa sera il programma della 10ª giornata del campionato di Serie C. L'ultima a scendere in campo sarà il Trapani. Intanto in questo servizio facciamo il riepilogo dei risultati delle altre siciliane. Una vittoria e una sconfitta in attesa del Trapani, impegnato questa sera nel posticipo del provinciale, hanno condito il 10° turno del girone C del campionato di terza serie. L'Acragas non riesce a dar continuità al pareggio sorprendente del Via del Mare contro la capolista Lecce. I giganti di scena sul neutro del De Simone vengono battuti per 2-1 in rimonta dalla Juve Stabia e vedono avvicinarsi le zone torbide della classifica. A decidere la gara un autogol di Viola che illude i biancazzurri, poi la rete di Canotto con un preciso diagonale e il gol vittoria di Simeri al 70° costringono gli acragantini al 5° KO stagionale. Diverso risultato per il Siracusa, che torna dal Pinto di Caserta con 3 punti fondamentali per mantenersi in alto nel raggruppamento. A decidere la partita un gran gol a metà della seconda frazione di Scardina, abile a freddare il portiere Cardelli con un potente tiro sotto la traversa. Retusei, che salgono a quota 17, si confermano squadra in palla soprattutto in trasferta. Completerà il 10° turno questa sera alle 20:45 il Trapani. I Granata, davanti ai propri tifosi contro un Catanzaro ferito, sono chiamati a dare una risposta dopo la cocente delusione di Fondi. A disposizione del tecnico Calori l'organico al completo, fatta eccezione per il mediano Togordò. Possibile qualche mutamento nel modulo, che dal 4-3-3 classico potrebbe trasformarsi in un 3-5-2. Una vittoria proietterebbe la squadra siciliana a quota 17 insieme al Siracusa. Siamo alla pallavolo, arriva una sconfitta per la Volley Catania nel 6° turno di campionato di Serie 2. Arriva la 6ª giornata, il primo KO interno di questo campionato per la Volley Catania. Nella 6ª giornata del campionato di Serie 2, il sestetto, guidato da Gianpietro Rigano, conosce una battuta d'arresto netta contro la Sigma Versa, che si aggiudica nettamente l'incontro con il punteggio di 3-0. Un punteggio che, a onor del vero, non dà giustizia agli etnei, battuti ai vantaggi negli ultimi 2 parziali e sempre in gara contro un avversario tenace e concreto. Ospiti che partono forte nel primo set, ma i rossazzurri non si arrendono e riprendono la corsa accorciando il gap iniziale. A chiudere i conti per i campani è un decisivo Sant'Angelo, che con un suo punto decide il primo parziale a favore degli ospiti 25-23. Secondo set all'insegna dell'equilibrio, e stavolta sono gli etnei di coach Rigano, spinti anche quest'oggi dal pubblico del Pala Catania, a portarsi in vantaggio. Ma dopo il time out si risvegliano gli ospiti, che si aggiudicano anche questo parziale con un potente muro.
Si deciderà i vantaggi anche il terzo e ultimo set. Non bastano le ottime giocate di Bonacic e De Santis a mantenere a galla gli etnei, con la versa abile ancora una volta a non disunirsi nei propri turni di battuta e portare a casa la partita. Abbiamo lottato a denti stretti, hai detto bene, però ci è mancato il guizzo finale in tutti e due i set fondamentali, nel secondo e nel terzo. Non siamo stati fortunati, ma non ci siamo cercati la fortuna, quindi sicuramente è un demerito nostro, dovevamo fare qualcosa in più sicuramente. Dobbiamo rimboccarci le maniche perché adesso abbiamo un trittico di partite importanti dove non possiamo permetterci assolutamente nessun passo falso. La Volle Catania rimane dunque ferma a quota 8 punti in classifica in virtù delle 3 vittorie, di cui una al tiebreak e 3 sconfitte. Si torna in campo già domenica prossima quando gli uomini di Rigano dovranno vedersele in trasferta a Potenza. Vince ancora l'Amatori Catania nel rugby. Per i ragazzi di Ezio Vittorio, successo contro l'Arechi per 46-17. Terzo successo consecutivo per l'Amatori Catania, che batte 46-17 l'Arechi di fronte al pubblico del Paolone. Una vittoria larga che mostra la forza di una squadra che vuole imporsi anche in questa stagione. Ottima la partenza dei ragazzi di Vittorio, con la meta pressoché immediata di Strazzeri. Avversario un Arechi volenteroso, ma Amatori più concreta grazie alle altre mete di Cosentino e Cocanauta. Gara che già a fine primo tempo vedeva avanti i catanesi per 27-3. Nella ripresa Campani che si facevano sotto arrivando a meno 10, ma Strazzeri e Borina chiudevano poi i conti con le trasformazioni decisive. Finale 46-17 per l'Amatori. Direi che abbiamo preparato la partita tutta la settimana più che dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, perché secondo noi, secondo me soprattutto, essendo uno dei più anziani, temevo proprio il calo mentale che abbiamo avuto tra le altre cose anche la scorsa domenica a Colleferro. Però nonostante ciò devo dire che è un Amatori che sta crescendo di settimana in settimana, stiamo cercando di dare il massimo. Personalmente il massimo contributo anche dal punto di vista proprio morale in un certo senso. È tutto per questa edizione dei nostri telegiornali. Il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Ultima TV alle 16. In studio la collega Giorgia Mosca. Grazie per essere stati con noi sin qui. Buon pomeriggio.